Find me. Yeah. Arrivederci. Grazie mille di tutto. Ok guys, well, enjoy your breakfast. La prossima volta in Piemonte. Se vuoi sei mio ospite. Bye guys. Bye bye. Ciao. You guys, see you on the road, I think. Yeah. Slow, so you can see me again. Bye guys, enjoy your breakfast. Okay. Bye. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questa nuova giornata, in questo nuovo video. Ho fatto una buonissima colazione in compagnia dei cicloviaggiatori che hanno iniziato a farsi un sacco di roba da mangiare, anche perché loro lo fanno per vacanza. Io invece molto di fretta ho mangiato le mie due cavolatine, un po' di frutta e sono partito. Sono anche partito prima perché per me è molto più lunga ovviamente. Loro andranno verso San Francisco, molta gente è venuta qua solo per una notte in bici e poi torna, perché per loro sono 3-4 ore diciamo per arrivare in città, per me molte di più. Sono circa 55 km dal centro, però passerò penso domani il ponte, il famoso ponte di San Francisco, per arrivare al centro, perché così lo arrivo con il giorno più riposato e me la godo molto di più. Poi vediamo, non lo so, poi magari tiro dritto e arrivo di sera tardi. Detto questo, è già tardissimo. Se vi sono sembrato un po' fiacco negli ultimi video, negli ultimi giorni, negli ultimi tempi, mi dispiace, è perché sono fiacco, sono stanco, ho bisogno di una pausa. Però ho tirato dritto per arrivare fino a San Francisco apposta per fare una lunga pausa, riposare e incontrare poi Giulia. Riparto. Ragazzi, sto per arrivare a San Francisco, non so se avete presente San Francisco. San Francisco. Se non l'aveste capito, tipo ieri mi hanno accolto come se mi conoscessero, perché molti mi passano sempre, ma si scambiano anche informazioni di chi sono, cosa sto facendo. Quindi quando arrivo in un campground come questo, pieno di cicloviaggiatori, loro hanno già sentito parlare di me e addirittura molti sanno già il mio nome. Ieri mi hanno anche accolto con una birra bella ghiacciata ed è la prima dopo tipo 2 mesi, credo. La prima dopo Seattle. Sono un sacco di pompieri che passano, quindi con questo caldo, perché è arrivato il caldo, verso l'entroterra fa sempre più caldo che sulla costa, e vedendo il posto veramente secco, qua gli incendi sono veramente all'ordine del giorno, fa veramente paura oltretutto. Vedo un sacco di cartelli con scritto attenzione ad appiccare fuochi, perché è veramente pericoloso. Ragazzi, guardate qua cosa ho trovato, un serpente sonagli. Possono essere ovunque questi cavolo di serpenti. Dormo notti più tranquille adesso. Vabbè che lo sapevo già. Una piccola pausa in una panetteria, caffetteria, si spende un po' ma i panini sono veramente buoni. E adesso stavo cercando un posto dove dormire. In San Francisco ho già trovato, perché ho un'amica di vecchia data che ho conosciuto quando vivevo a Londra, mi tagliava anche i capelli, quindi magari ne approfitterò. Però questo domani, perché diventano 55 km e sono veramente lunghi. Hi guys! Hi guys!
I cicloviaggiatori sono passati. Che culo, proprio mentre avevo la telecamera in mano. Cosa stavo dicendo? E quindi ho già il posto dove dormire fino al 19, perché poi arriva Giulia. Però diventava veramente lungo a livello di chilometri. Quindi forse poco prima del ponte, del Golden Bridge, ho trovato forse un campeggio gestito dai ranger. Dovrebbe anche essere molto molto bello. E così domani mattina passo il ponte e in più do anche un preavviso, un minimo di preavviso ad Alice, questa mia amica che mi ospiterà, perché non gli ho dato assolutamente nessun tipo di preavviso. Oggi l'ho chiamata, lei mi avrebbe anche ospitato stasera, però giustamente mi sembrava almeno giusto dargli almeno un 24 ore di preavviso. Ora smetto perché c'ho il braccio che sta andando in cancrena a tenere la telecamera. Beccato i cicloviaggiatori che c'erano al campeggio stamattina. Fanno tante pause, ma in salita io vado a volte vado anche più veloce di un ciclista se corricchio. Poi dopo muoio, però li becco ogni salita, ogni volta rischio di beccarli. Comunque mi hanno invitato a vedere un film a casa loro ad Auckland. Un sacco di inviti, non so più dove andare. C'è un sacco di persone che mi hanno invitato ovunque in San Francisco e dovrò dire di no a qualcuno. Figata, il tempo è fichissimo, è perfetto. E là si vede la città. Lì c'è San Francisco. Domani arrivo. Francisco, o comunque dintorni di San Francisco già iniziano a piacermi, perché comunque è pieno di piste ciclabili e la gente comunque le usa un sacco. Meno male, almeno è facile entrare in città. Vado che sono sempre in ritardo, c'è un sole pazzesco, il tempo è perfetto, la temperatura è perfetta, a parte le mie labbra. Sono tornato alla civiltà, ragazzi, è strano. È un posto bello turistico, è Sassuolito, pieno di turisti, tanto cibo, tanti ristoranti. Si torna alla civiltà, bello sporco. Ragazzi, vedo San Francisco per la prima volta. Mi sono anche accorto che vedo Alcatraz passando di qua. Aspettate, sto perdendo di nuovo tempo, dovrei cercare il campeggio. Quella lì è Alcatraz. Ci siamo. Era una vita, è un sogno. Dai, siete pronti? 1, 2, 3. Guarda che bello! Che bello il Golden Bridge! Domani lo passiamo, domani. Domani. Mazza quante macchine! Credo che il ponte lo vediate. Sono su una strada sterrata e dovrebbe esserci il campeggio statale, il parco. Qua, a tipo un chilometro, un poco più. Voglio vedermi domani salire qua. Ah, ragazzi, se sapevo che era così andavo subito in centro. Comunque metterò la tenda in questo posto, domani vedremo com'è. È un campeggio dove non si arriva con le macchine, dietro gli alberi c'è il Golden Bridge. Sono stanco morto del buio. Perché? Adesso guardo anche quanti chilometri ho fatto, dopo ve lo dico in tenda. Però in tenda ve lo dico.
Ora vado a dormire. Non fa neanche schifo. Eppure buona. Sarà che ho fame, ma... Comunque oggi sono vicinissimo a San Francisco. Praticamente avete visto sotto il Golden Bridge e ho fatto 43 km. La mia maratona è andata. Oltretutto fuori è pieno zeppo di cerbiatti che brucano l'erba. È incredibile, non hanno paura assolutamente di niente. Va bene, io vado a dormire. Ci vediamo domani mattina o al prossimo video, non lo so. Questa lampada qua mi sa che non fa più luce. Dovrò cambiare le batterie, mi sa. Va bene ragazzi, buonanotte. Buonanotte ragazzi.